Buon pomeriggio, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Ucraina, iniziata l'invasione russa, bombardata la capitale Kiev. L'Italia all'alba apprende che la Russia ha attaccato l'Ucraina e inizia una guerra che la diplomazia ha cercato senza successo di evitare a tutti i costi. Per il premier Draghi l'attacco russo è ingiustificato e ingiustificabile. Intanto prosegue la fuga dei civili dai territori di guerra. Il presidente dell'Ucraina chiede ai suoi cittadini di restare a casa. Il presidente dell'Unione Europea non ha mezzi termini. Putin vuole colpire la stabilità dell'Europa. Il presidente russo, dal canto suo, annuncia ritorsioni mai sperimentate se qualcuno interferisce. Intanto a Roma, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo della Difesa. In Campania è presente una delle più grandi comunità ucraine dell'Italia. Vediamo come i napoletani vivono questo difficile momento internazionale. Cosa pensa del conflitto tra la Russia e l'Ucraina? Se ha qualche preoccupazione, qualche paura? Preoccupazione penso che ne dobbiamo avere tutti, anche perché in questo paradiso qua la gente non ha capito che Putin ha fatto una minaccia molto seria, che si mangerà i soldi di mezzo mondo. Ha paura per i conti in banca? Certamente. Sta crollando tutto. Però anche la borsa russa è chiusa per eccesso di ribassi. Vediamo le reazioni di stasera. È preoccupata per quelli che possono essere i risvolti per l'Italia? Beh, certo, sicuramente sì. Confido nel nostro governo che ci protegge, ma insomma, certo rischiamo. Del resto già con i prezzi che si sono alzati notevolmente, già cominciamo a pagare uno scotto. Speriamo che finisca così, insomma, che non restiamo coinvolti più di tanto. Ecco. Pensi che possa esserci anche un intervento diretto da parte della NATO, dell'Italia nel conflitto? Adesso le immagini sono abbastanza preoccupanti, potrebbe sembrare che ci sarà questa opzione e Non c'è una poi. politica interventista, però sicuramente ci sarà una reazione, non solo da un punto di vista di sanzioni, perché sicuramente quello che è successo non può passare inosservato. Siamo in collegamento con l'assessore alle attività produttive e al turismo Teresa Armato. Grazie per essere qui con noi in collegamento. Ben trovata, assessore. Grazie a voi per l'attenzione. Allora, assessore, l'ordinanza sulla movida è in vigore da ormai oltre una settimana. È diciamo già possibile tracciare un primo bilancio? Allora, io penso, intanto voglio dire che questa ordinanza, che è frutto di tanta concertazione, di tanti confronti e di tanto confronto, interistituzionale, era un'ordinanza necessaria. Dal primo momento che ci siamo insediati, l'opinione pubblica, i mezzi di comunicazione di massa, tanti e tanti comitati ci chiedevano di mettere delle regole lì dove non c'erano regole. E quindi abbiamo ritenuto necessario mettere le prime regole. Allora, è chiaro che la finalità che si pone questa ordinanza, e cioè di allentare la tensione su chi vive nelle zone. La tensione e il disturbo su chi vive nelle zone nelle quali più si concentra la movida e i flussi dei ragazzi e di coloro che vogliono godersi la notte. La finalità dell'ordinanza era quella anche di cercare di far diminuire i tanti episodi di violenza. Anche alcuni drammatici che ci sono stati nel nostro territorio, questa finalità non è che si ottiene immediatamente. Quindi era Però una io questione di credo ordine che pubblico, mi pare di capire, insomma, cioè la regolamentazione della movida selvaggia è una questione di ordine pubblico. è una questione di ordine pubblico, di quiete delle persone che vivono in alcune aree della nostra città.
E devo dire che un maggiore, innanzitutto c'è una grandissima esplosione di controlli, diciamo così, perché la notte è molto più controllata rispetto a prima. E quindi anche una, diciamo, parvenza di maggiore ordine. Naturalmente questa è una vicenda complessa che non si può affrontare solo con l'ordinanza, ma deve essere affrontata con tanti altri strumenti, non soltanto di ordine pubblico, ma anche di nuova gestione, diciamo, dei luoghi della movida. Io sono quella che fra i primi ha detto dobbiamo trovare il modo di delocalizzare, ma naturalmente questa non è una cosa che si fa immediatamente, però ci stiamo lavorando, ci sto lavorando con il mio collega Baretta. Poi c'è un problema anche sociale, i ragazzi diciamo, devono in qualche modo avere delle opportunità di vivere la notte, perché vivere la notte è una cosa bella, specialmente alla loro età, fruendo di altre cose, non soltanto lo sballo o le super alcolici magari quando si è minorenni, ma offrire anche altro. Noi per esempio stiamo lavorando anche a un programma di intrattenimento, di eventi anche notturni, che parta dai prossimi mesi e che sia un richiamo per e un'offerta anche sia per chi vive nella città, per i cittadini napoletani, e sia anche per i turisti. E tutto questo naturalmente non si fa in poco tempo, l'ordinanza però era necessaria. Certo, insomma, quindi adesso bisogna guardare oltre l'ordinanza e programmare in qualche modo anche, insomma, la movida, riorganizzarla per far sì che i ragazzi possano vivere la città in maniera serena e sicuri, perché chiaramente poi, insomma, ci sono i ragazzi che vogliono divertirsi e ci sono i ragazzi che magari purtroppo hanno dei disagi, per cui diciamo si divertono in altro modo. Assessore, sì, posso aggiungere una cosa, se mi dà la possibilità di aggiungere una cosa sugli esercenti. Molti esercenti, io li sto incontrando quotidianamente, si sentono penalizzati. Infatti c'è anche il ricorso al TAR degli esercenti. C'è anche il ricorso al TAR. Noi gli abbiamo detto non è una punizione e non è neanche un atto di attacco agli esercenti. Insieme con loro noi faremo il regolamento della notte e degli esercizi pubblici, perché quella è un'altra cosa che va fatta, perché l'ultimo era datato a decenni e decenni fa, e insieme con loro, se sarà possibile, cercheremo anche le forme della delocalizzazione. Perfetto, bisogna adesso guardare in positivo. Dal 31 marzo cesserà lo stato di emergenza, lo ha annunciato il Premier Draghi, quindi si torna alla normalità. Questo significa che cominceranno a tornare i turisti nella nostra città, per Pasqua si prevedono grandi ingressi di turisti anche stranieri, le prenotazioni già cominciano a fioccare, bisogna preparare degli avvenimenti, degli appuntamenti per rendere questa Pasqua indimenticabile, perché veramente sarà la Pasqua della resurrezione, almeno lo speriamo tutti. È proprio così, devo dire che è una bellissima notizia, non solo la graduale, sottolineo graduale, fine dell'emergenza, ma anche il fatto che Napoli venga considerata anche da riviste internazionali specializzate sul turismo, venga considerata una meta addirittura in cima alle classifiche, una meta molto ambita. È una cosa molto molto positiva il fatto che ci siano già prenotazioni che segnino oltre il 20% per la Pasqua. È chiaro che noi dobbiamo essere pronti e preparati. Anche su questo noi abbiamo un programma di media scadenza e di breve scadenza. Sulla media scadenza noi stiamo cercando di dotare Napoli di quelle strutture, magari pubblico-private come la DMO, che gestiscano insieme con il Comune la promozione, la partecipazione a fiere e l'organizzazione di tutto quello che sia l'offerta turistica della città. Noi abbiamo anche stiamo anche programmando sempre con gli operatori degli eventi turistici magari permanenti insieme con
l'assessorato alla cultura, il gruppo che lavora alla cultura, che affianca il sindaco nella gestione della cultura, stiamo lavorando a fare in modo che ci siano eventi all'altezza di una città bella e attraente come Napoli. E le prometto che appena sarà pronto il programma lo vengo a presentare. E allora noi la ringraziamo, siamo contenti insomma che sceglierà anche la nostra testata giornalistica per informare i tanti telespettatori che ci seguono. È importante insomma un'informazione diretta, lo diciamo sempre, i cittadini devono sentire la vostra voce, non deve essere sempre mediata dal giornalista, così insomma c'è un rapporto diretto. La ringraziamo, la salutiamo e le auguriamo grazie buon lavoro. Grazie sempre a voi, grazie. L'Azienda Napoletana di Mobilità e l'Accademia delle Belle Arti di Napoli insieme per la salvaguardia delle stazioni dell'arte. Restaurate 4 opere monumentali d'arte contemporanea nella stazione metropolitana di Salvator Rosa. È terminato il restauro delle opere d'arte presenti nel parco esterno e nella seconda uscita della stazione Salvator Rosa della linea 1 della metropolitana di Napoli. 4 le opere restituite alla città: Ritmo nello spazio di Renato Barisani, Senza titolo di Mimmo Paladino, Senza titolo di Enzo Cucchi e Napoli città madre di Ugo Marano. I restauri sono stati effettuati nell'ambito della convenzione tra ANM e l'Accademia delle Belle Arti di Napoli per la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio d'arte pubblica delle stazioni dell'arte. I lavori erano iniziati lo scorso luglio. Anche i nuovi interventi sono caratterizzati dall'esperienza dei cantieri scuola, veri laboratori multidisciplinari che hanno visto all'opera un team composto da restauratori professionisti, esperti in diagnostica delle cause di degrado e fotografi dell'Accademia, tesiste e studentesse del quarto e quinto anno. Alla presentazione l'amministratore unico di ANM Nicola Pascale, il direttore dell'Accademia delle Belle Arti Renato Lori e l'assessore alla mobilità del Comune di Napoli Edoardo Cosenza. Restituiamo alla città 4 bellissime opere, poi torniamo a Mater Dei e successivamente al municipio per rilanciare le opere d'arte contenute all'interno della nostra metropolitana. Contemporaneamente proseguono le attività di promozione che stiamo svolgendo sia attraverso il lancio di un apposito sito internet sulle metro dell'arte che presentando nei prossimi giorni a Londra la metropolitana dell'arte di Napoli. E questo lavoro che è stato fatto testimonia proprio questo, quanto sia importante la sinergia fra le varie istituzioni e in particolare fra le istituzioni di formazione e quelle che invece sono le istituzioni più importanti della città. La mobilità è fondamentale e un rapporto di questo tipo può portare a forti miglioramenti proprio della qualità della nostra vita. È una sfida complessissima di avere opere d'arte esposte al passaggio di qualsiasi cittadino, addirittura all'aperto, quindi che era una sfida volutamente difficile, è noto dal principio, quindi è una scelta, no? In una città bellissima avere all'interno proprio del tessuto stradale, del tessuto urbanistico, opere bellissime. Quindi è chiaro che ci vogliono strategie di continua manutenzione, di recupero, che siano anche sostenibili dal punto di vista economico, ma siano anche produttive. A Portici sgonfiamo il bullismo, un progetto finanziato dalla Regione Campania contro la violenza. Non solo sensibilizzazione, ma un'azione concreta per mettere realmente in rete i soggetti coinvolti. E questo è l'obiettivo del progetto Sgonfiamo il bullismo, finanziato dalla Regione Campania, promosso dal Comune di Portici e attuato dalla cooperativa sociale Onlus, che è stato presentato nella sala consiliare del Comune di Portici. Per Vincenzo Cuomo, sindaco di Portici, il punto di partenza è istituzionale, ovvero la scuola, con un intervento degli assistenti sociali, prima ancora di coinvolgere le forze dell'ordine, perché il bullismo non è solo cyber, ma si trasforma in atti di vera e propria violenza. Leggiamo di un'escalation di violenza. Oramai il cyberbullismo non è solo riferito unicamente a un utilizzo smodato di tutte le apparecchiature cyber, ma è fondamentalmente legato anche a una moda in cui i giovani si danno appuntamento per prendersi a botte. Quindi oramai il bullismo sta degenerando attraverso anche l'utilizzo di strumenti social o di strumenti cyber, e quindi il problema si sposta fortemente sul tema della prevenzione.
Per Emilia Galante Sorrentino, sostituto procuratore del Tribunale dei Minori di Napoli, fondamentale è il terzo elemento coinvolto nel fenomeno del bullismo, cioè lo spettatore che spesso sostiene il bullo e deride la vittima. Questa figura deve essere invece accanto alla vittima nella denuncia. Se incoraggi, se ridi, se sostieni il bullo, rendi ancora più grave la sua condotta, amplifichi la portata negativa, mentre invece se questo terzo soggetto denuncia, sostiene la vittima, parla, lo incoraggia, ecco che la dinamica, il rapporto tra le due figure può cambiare, ci può essere effettivamente la differenza. Alla conferenza ha preso parte anche Nazzaro Maisto, vicequestore aggiunto della Polizia di Stato. La nostra attività è finalizzata a risalire all'identità di chi pone in essere questi comportamenti e un altro elemento che devo dire riscontriamo è la scarsa consapevolezza purtroppo da parte dei ragazzi che pongono in essere questi comportamenti delle conseguenze che queste condotte possono derivare, possono determinare a loro carico ma soprattutto a carico delle vittime. A spiegare in dettaglio il progetto è Luisa Annibale, presidente Seme di Pace Cooperativa Sociale Onlus. L'obiettivo è quello di creare una comunicazione, un linguaggio comune tra chi si occupa dei ragazzi a scuola e in famiglia. È azione fondamentale l'intervento in questo progetto della Polizia Postale, perché di formazione e sensibilizzazione su questo tema ormai ne sappiamo quasi tanto, però è appunto l'apporto della Polizia Postale che ci può dare un aiuto concreto nel far capire ai nostri ragazzi, ai nostri genitori cosa c'è al di là di una telecamera. Siamo in collegamento con l'assessore alla formazione della Regione Campania, Armida Filippelli. Salve assessore, grazie per essersi collegata con noi, ben trovata. Allora, assessore, bisogna supportare l'ingresso nel mondo del lavoro dei disabili, categorie fragili che vanno protette. È vero, assolutamente. La Regione Campania è una regione che fa una politica per la persona. La pandemia ha veramente ampliato le disuguaglianze e ha reso tutto molto più grave. E per questo noi siamo sempre attenti all'inclusione sociale, a che tutte le persone possano contribuire al progresso sociale, economico della nostra regione. E quindi questa delibera che abbiamo fatto insieme all'assessore Fortini è appunto una possibilità da dare alle persone con disabilità di farsi delle competenze, di innovarsi, di essere al passo con le nuove tecnologie per essere competitivi e partecipare a questo rinnovamento che il PNR ci dà e a cui la Regione Campania vuole dare il suo contributo, perché non vuole cogliere tutti i traguardi, perché è un momento importante e fondamentale per noi tutti partecipare a uno sviluppo che sia sostenibile, che faccia progredire, soprattutto con un occhio molto attento alle persone con bisogni speciali, che sono le persone con qualche disabilità, e anche una forte curvatura di genere, perché anche le donne devono essere molto seguite perché possano dare il loro contributo essenziale al progresso della nostra regione. Certo, in pandemia forse a pagare un prezzo più alto rispetto a tutti sono stati proprio i disabili e le donne che hanno vissuto nell'isolamento, quindi sono state maggiormente vittime di violenza, e anche lo smart le ha danneggiate più che altre categorie. È possibile accedere a questa formazione? In che modo? Sono 2 milioni stanziati e voucher di 3.500 euro. Nel concreto come possono accedere a queste opportunità? Allora, noi abbiamo fatto la delibera, c'è un bando, le persone fanno richiesta, ci sono ovviamente delle cose da considerare: bisogna avere 18 anni, aver compiuto l'istruzione obbligatoria e a parità di condizione ovviamente guardiamo l'ISE e poi diamo la preferenza ai più giovani.
quindi tutti possono partecipare. Ricordo a me stessa che il voucher è fino a 3.500 euro, e quindi davvero una grande possibilità di rimettersi al passo con le proprie competenze, di seguire aspirazioni nuove, perché abbiamo bisogno di figure innovative. Tutto è cambiato, quindi c'è un grande bisogno di che le competenze di ogni lavoratore, ecco, non solamente di pochi, ma di moltissimi lavoratori, siano rese davvero meno obsolescenti, perché questo è davvero un grave pericolo, perché noi facciamo formazione di qualità, questo è il mio imperativo categorico, perché con la formazione di qualità davvero si accresce e quindi si può dare veramente un grande contributo al progresso della regione. Certo, non bisogna lasciare indietro nessuno. Questa pandemia ha insegnato quanto il mercato del lavoro possa cambiare improvvisamente, quindi c'è bisogno di una formazione continua e costante di qualità, perché bisogna entrare nell'ottica che all'improvviso si può e si deve cambiare lavoro, perché le esigenze lo impongono, e la regione in questo deve supportare questo cambiamento. Esattamente, la regione è davvero al servizio, un'istituzione al servizio dei cittadini, perché deve dare una mano a tutte le persone che hanno bisogno di formarsi per il lavoro, di formarsi perché le competenze sono diverse, quelle che ormai il mercato del lavoro vuole, tutto è molto innovato. Se noi pensiamo a tutti, dagli operai a come si salda adesso con l'iPad, che quindi tu devi cambiare completamente tutti i parametri dei corsi di formazione, e quindi una formazione che sia sempre costante, al passo, permanente, che aiuti i ragazzi, aiuti questo fenomeno atroce che noi purtroppo abbiamo dei NEET, i ragazzi che non lavorano e non studiano. Il nostro intento è quello di dire: la regione è al tuo fianco, se vuoi un aiuto, se ti vuoi formare, se hai un sogno nel cassetto, con una formazione adeguata di grande livello, di grande qualità, tu la puoi fare. Quindi noi facciamo corsi continui sia per i ragazzi che diciamo sono un po' fuori dal circuito scolastico, perché possano con una formazione serissima e di qualità ritornare anche nel circuito dell'istruzione. Certo, assessore, bisogna però pensare anche a un'altra fascia molto colpita dalla crisi economica che c'è stata, che sono i cinquantenni, che non vanno formati ma vanno formati nuovamente per essere reinseriti, perché non sono troppo vecchi per andare in pensione, non sono troppo giovani per cominciare un'attività, quindi bisogna supportarli in tutti i modi. A noi abbiamo tante possibilità, abbiamo tantissimi corsi, abbiamo fatto corsi veramente per migliaia di persone, perché ogni lavoratore possa ritornare sui propri passi. Per questo io parlavo prima di competenze che devono essere continuamente aggiornate, perché si possa dare il proprio contributo alla regione, ai mestieri che cambiano, a quelli che si innovano, a quelli che diciamo si confrontano con la digitalizzazione, con la e-economy, con tutto un mercato di lavoro che cambia e che noi siamo attenti ad osservarlo, ovviamente tenendo sempre sotto controllo tutte le persone che portatori di interessi. Assessore, noi la salutiamo, la ringraziamo, e quanto prima faremo un focus proprio sulla formazione professionale, perché è importante investire su questo settore. Grazie e arrivederci. Grazie. Buon lavoro. Al Comune di Sorrento arriva Nina, la nuova assistente virtuale al servizio dei cittadini H24. Ho perso la tessera elettorale, cosa faccio? In caso di deterioramento, smarrimento, furto della tessera elettorale o esaurimento degli spazi disponibili, l'utente dovrà recarsi presso l'ufficio elettorale. Se cambia...
un assistente virtuale per guidare e facilitare gli utenti nella navigazione sul sito istituzionale, ma soprattutto per scaricare documenti in totale autonomia e ottenere informazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Si chiama Nina e sarà in servizio a partire dai prossimi giorni al Comune di Sorrento per migliorare l'interazione tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione. L'iniziativa, prima nel suo genere nel Mezzogiorno, è stata presentata alla presenza tra gli altri del sindaco Massimo Coppola, di Elisabetta Dell'Oca, Customer Experience Specialist e Conversation Designer di Questit, e di Vincenzo De Simone, CEO di Genesis Brain, le aziende che insieme a Civico 46 hanno curato il progetto. Un progetto che ci aiuterà ad accorciare le distanze tra i cittadini e la pubblica amministrazione, a favorire l'accesso degli utenti per richiedere certificazioni o informazioni di vario genere. Un progetto che si pone nell'ottica della transizione digitale, un obiettivo che ci siamo prefissati sin dall'inizio del nostro mandato e che stiamo perseguendo con ogni nostra energia. Nina è un progetto basato su strumenti di intelligenza artificiale sviluppati totalmente in Italia e entra in un'ottica, in una fase di digitalizzazione della pubblica amministrazione, che quindi va a portare a livello progettuale le pubbliche amministrazioni più vicine ai cittadini, cercando di avvicinarli con strumenti tecnologici che rendono l'accesso ai servizi più semplice e veloce. Oggi abbiamo un utilizzo massivo soprattutto del mobile, lo smartphone. Il 98% degli utenti oggi effettua una navigazione da mobile. Gli smart speaker, quelli che siamo abituati a conoscere, Siri, Alexa, sono nelle case di tutti noi con una presenza di oltre il 50%, quindi i cittadini sono pronti e sono abituati a fare le domande in una modalità conversazionale, quindi utilizzando il dialogo, che sarà sempre di più la piattaforma del futuro. Dedicato in particolare al servizio demografico, il nuovo sistema ha lo scopo di semplificare l'accesso alle informazioni relative ai servizi pubblici, fornendo anche documenti dell'ufficio demografico, dei certificati di stato civile a quelli elettorali. Nina, raggiungibile in multimodalità dallo smartphone al computer e multilingue, sarà in grado di offrire anche informazioni generali come quelle turistiche legate agli eventi. Oltre a essere in grado di gestire gli appuntamenti tra il sindaco e quei cittadini che non possono recarsi fisicamente al palazzo municipale per difficoltà deambulatorie. Tutto pronto per Napoli-Barcellona, una sfida importante, una sfida tra due bellissime realtà. Spalletti analizza così la possibilità di passare il turno in Europa League del Napoli contro il Barcellona. Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso, per cui bisogna andare dentro e prendere delle decisioni, perché sennò poi si diventa un po'. Si diventa dei passeggeri su dove possono portare il discorso gli altri. E gli altri sono una squadra che vuole comandare la partita, per cui fin da subito c'è da far vedere quelle che saranno le nostre intenzioni se non vogliamo essere costretti ad abbassarci, come diceva lui, ecco. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, un piacevole pomeriggio, ci ritroviamo come di consueto nelle prossime edizioni di Televomero Notizie. Arrivederci.